Allora, ciao, benvenuto in questo nuovo video, una versione di me un po' acqua e sapone perché, come sapete, ho avuto un problemino all'occhio che però sto risolvendo. Veniamo al dunque, perché guardo di qua? Perché mi sono appuntata sul mio PC tutte le cosette che mi avete chiesto, insomma, e voglio rispondere in maniera molto precisa e dettagliata a tutte le vostre domande. Allora, a cosa serve questo video? Anzitutto a rispondere principalmente al fatto se conoscete o meno questa nuova tipologia di account, che non è più il business ma l'account creator. Dal sondaggio però mi sono accorta che tanti di voi utilizzano ancora l'account personale, per carità fate benissimo, non sta scritto da nessuna parte che dovete mettere quello business, però altrettanti, cioè 25%, non conosce il potenziale di quello business, mentre il 57% utilizza l'account personale. Così ho pensato di fare questo video per trattare principalmente queste tematiche. Conviene avere l'account personale o l'account business? Quali sono le differenze e cosa cambia tra un account business e un account creator? Se conviene oppure no, sarà a vostra discrezione sceglierlo. Io vi, diciamo, faccio una disamina su quelle che sono le caratteristiche degli account diversi da quello personale e poi, insomma, vedete voi. Per cominciare, non ricordo più sinceramente il momento in cui ho deciso di passare da un account personale a un account business, perché è successo veramente tanto tempo fa e fin da subito, perché sono molto curiosa e quindi mi piace sperimentare tutte le cose che sono nuove. Per passare da un account personale ad uno business, quindi aziendale oppure creator, sono sufficienti davvero pochi passaggi e la procedura è la stessa. Bastano pochi secondi. Basta arrivare sul proprio profilo, digitare impostazioni, account e in basso troverete due opzioni: passa da account aziendale oppure passa da account creator. Iniziando dal primo, se avete seguito tutte queste indicazioni, Instagram vi chiederà di creare una pagina su Facebook del vostro profilo aziendale. Questo è necessario, non si può evitare questa cosa, ma non vi preoccupate perché una volta aperta la pagina su Facebook non siete assolutamente costretti a pubblicare i vostri contenuti che divulgate sulla piattaforma Instagram anche sulla pagina Facebook. Una volta che fate questo passaggio non dimenticate di essere decisi su quale delle opzioni scegliere tra creatore digitale, blog personale, eccetera eccetera. Perché una volta scelto, quello è, quello rimane. Come anche quando create l'account aziendale, ricordatevi che il nome che date alla vostra pagina rimane quello forever and ever. Quindi attenti anche a questo. Per quanto riguarda invece il nome utente da inserire nella pagina Facebook, che poi potete scegliere se utilizzare oppure no, io ho inserito quello di Instagram, così le persone vi possono cercare su tutte e due le applicazioni utilizzando lo stesso nome utente, quindi è molto più facile trovarti. Importante informarvi che una volta creata la pagina aziendale del vostro profilo, l'applicazione Instagram vi chiederà obbligatoriamente una di queste tre cose a vostra discrezione: numero di cellulare, mail oppure indirizzo. Inizialmente io avevo inserito l'indirizzo, avevo inserito Roma in generale, ma poi mi sono accorta nel tempo che da sola l'applicazione faceva visualizzare sulla mia pagina Instagram in realtà l'indirizzo del posto, del luogo in cui io mi trovassi maggiormente. E non nego che mi sono spaventata perché praticamente mi sono accorta che piano piano aveva iniziato a mettermi l'indirizzo di casa, sicché mi sono trovata nella condizione di dover cambiare. Prima ho inserito la mail che avevo creato per YouTube, l'ho lasciata sul mio profilo per circa 2 anni, poi ho pensato che fosse meglio distinguere YouTube da Instagram e così ho creato una mail ultimamente per Instagram, per le collaborazioni sulla piattaforma, e quindi ho inserito quella. Altra cosa fondamentale sono i dati insights di cui vi parlavo nelle storie su Instagram. Questi dati per me sono stati fondamentali perché dai dati avete l'opportunità di monitorare il vostro profilo sotto vari punti di vista, per esempio osservando le impression, che sono secondo me i dati più importanti,
il genere delle persone che vi segue, l'andamento, come cambia a seconda dei contenuti che pubblicate. Sono dati che raccolgono, diciamo, il vostro impatto sui follower negli ultimi 7 giorni e studiandoli con calma e per bene si possono utilizzare. Io almeno l'ho fatto. Tuttavia, poiché, diciamo, questo video è stato ideato per spiegarvi qual è la differenza tra un account business e un account creator, non credo sia il caso di andare a fondo su questa tematica. Magari scriverò un articolo, perché è anche abbastanza complicato spiegarvi come si possono utilizzare questi dati. E quindi passiamo all'account creator. Anzitutto, cos'è un account creator? Intanto è cambiata la luce perché si è fatto buio e sto facendo gli spezzoni, quindi capitemi. Comunque, si tratta di una nuova e particolare tipologia di account che la piattaforma Instagram ha deciso di introdurre dallo scorso dicembre, ma che è praticamente una novità di quest'anno. È rivolta ai creatori di contenuto e in particolare agli influencer. È in fase sperimentale e consente l'utilizzo di strumenti un po' più potenti per la gestione del profilo, di cui parlerò a breve. Ho deciso di passare dall'account business a quello creator ieri sera per sperimentare, visto che qualcuno mi ha chiesto: ma come mai? Ero curiosa, avevo anche un attimo paura che magari perdessi tutto quello che avevo creato sull'account business. Paura infondata, perché anche se ancora nessuno ne parla a fondo sul web, quindi su Google, non sono riuscita a trovare più di tanto molte informazioni, ho voluto comunque provare e non me ne pento, perché è esattamente il vostro account aziendale più qualche chicca fantastica. Avete nei dati insights una bella tabella della vostra crescita del profilo con i follow e unfollow, quindi voi potete vedere negli ultimi 7 giorni il numero totale che si fa tramite una sottrazione, praticamente tra chi ha iniziato a seguirti meno chi ha smesso di seguirti nell'intervallo di tempo selezionato, perché voi potete selezionare in questa tabella ogni giorno degli ultimi 7 giorni e potete vedere quindi sempre a livello di impatto quanto hanno influito i vostri contenuti pubblicati tramite stories e post sul follow e unfollow, e avere quindi anche quest'altra dinamica che è molto interessante. In più è stata modificata l'app relativa ai direct, quindi ai messaggi, dove avrete praticamente due sezioni, quella principale che è la classica, quella che hanno tutti, quella invece generale, dove potete spostare tutti i messaggi dove non volete ricevere più notifiche. Quindi penso sia stata pensata per i messaggi di chi non seguite e vi scrive, e magari lo fa ripetutamente e volete un attimo rilassarvi e rispondere con calma, quindi li spostate in questa sezione. Diciamo, rendete l'app anche più funzionale e più fruibile. Queste sono le cose principali che ho notato. Vedrò nel seguito se ci sono altre migliorie, però già questo è carino. In più ricordo che passare da un account personale a un account business, da un account business a un account creator, oppure direttamente da quello personale a quello creator, non è diciamo una cosa permanente. Voi potete anche ritornare al vostro account personale tranquillamente, perché una cosa importante che ho dimenticato di dirvi è che per passare all'account aziendale, quello creator, dovete obbligatoriamente avere il profilo pubblico, quindi non più privato. Tuttavia, se ci ripensate, potete sempre tornare indietro. Io l'ho fatto, ho provato anche questo, sempre 2 anni fa, e ci sono rimasta male. Perché ho scoperto che se torni indietro dall'account aziendale a quello personale, poi ci ripensi e rifai la stessa cosa tornando a quello aziendale, perdi tutti i dati raccolti fino a quel momento. Quindi perdi tutte le impression, coperture, i dati relativi agli hashtag, al genere, alle persone che ti seguono da determinati paesi del mondo, da determinate città, il numero, le percentuali dei dati relativi alle giornate in cui i tuoi follower sono più attivi,
trovi gli orari in cui i tuoi follower sono più attivi, quindi per capire in che arco temporale della giornata ti conviene postare un post o fare una storia per essere visualizzata maggiormente e così via. Tutti i dati, insomma, che si trovano in qualsiasi account aziendale. Come non avete anche tutti quelli relativi al feed che trovate nei dati del profilo. Scusate il casino, però non lo so, il mio avvicinato oggi è molto, un animo acceso, diciamo così. I dati del feed sono fighissimi, riscoperti in realtà non da subito, ma proprio perché sono andata fino in fondo sui dati del profilo e sono andata a vedere un attimo com'è che funzionano per bene. E ho scoperto, come vedete qui, che potete spostare con il dito tra le varie opzioni e vedere nei fino agli ultimi 2 anni tutti i dati relativi a foto, storie, post in base a, per esempio, interazioni, commenti, copertura, impression, sms, email, condivisioni, salvataggi dei vostri post, eccetera eccetera. Si può fare con i post, si può fare anche con le stories e non so, questa è una cosa fighissima, secondo me molto utile sempre. Bene, io direi che per oggi sia tutto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, lasciate un like, un commento, anche se non vi è piaciuto, non importa, l'importante è instaurare qualcosa attraverso questi video che faccio, quindi ditemi la vostra, non vi mordo, non vi preoccupate, che anche se siete contrari meglio, perché dai, diciamo, i commenti contrari io riesco a crescere, perché diventa costruttiva la conversazione, mentre se siamo tutti d'accordo praticamente parlo da sola in un certo senso. Quindi fatemi sapere la vostra e fatemi sapere se preferite un articolo o un video per quanto riguarda la dinamica dati del profilo, che va approfondita con calma, che è molto difficile, quindi ci vuole una certa pazienza, un video apposta, insomma, o un articolo. Io vi saluto, un grande abbraccio, vado a preparare la valigia che questa settimana si va in Puglia. Poi vi aggiorno nelle stories su Instagram su tutte le cosette belle e i good vibes che, che faccio e che provo e che posto e che ciao.